Che stai facendo? Buongiorno a tutti, ci vediamo finalmente. Non sto facendo dirette in questi giorni perché sono stato un po' impegnato. Sto facendo delle zucchine grigliate e oggi facciamo delle finte cotolette, visto che, vi devo dire la verità, l'anguria è arrivata alle stelle. Ho detto al posto di andare a comprare l'anguria, oggi vado a comprare queste bellissime fettine di lonza di maiale che costano meno dell'anguria praticamente, visto che non so se vi è capitato di comprare l'anguria, ma comunque 1,60 euro, 1,70 euro al chilo, considerando che è tutta acqua. Cara Presidente Meloni, ma dove vogliamo arrivare? Io non lo so, ve lo dico col sorriso, ma ci sarebbe da piangere, perché veramente ci sono dei prezzi assurdi. Abbiamo comprato un pezzo così di anguria quasi 6 euro. Sì, dice vabbè, ma sono quasi 4 chili, ho capito, ma se ci togli la buccia, la scorza, se ci togli i semi, eccetera, eccetera, considerando che è tutta acqua, ma quanto costa, a quanto va st'anguria? E quindi oggi faccio velocemente l'onza di maiale, faccio delle finte cotolette nella friggitrice ad aria con le zucchine grigliate. Guardate qua che precisione, non le ho tagliate io, le ha tagliate Lucia. Semplicissime, lavate, tolte le estremità e grigliate. Le faccio cuocere nemmeno tantissimo. Fanno bene così. Finite tutte, su ogni strato un filo d'olio e un pizzico di sale. Poi volendo si girano un po'. Eccole qua. Adesso carne, tagliere, mettiamo un po' le fettine su entrambi i lati. Vedete, questa parte qua volendo la cuciniamo a pasta, non è che la buttiamo, però la possiamo togliere solo per comodità. Però se volete potete anche non cucinarla, per non cucinarli questi pezzettini. Ecco qua. Battute tutte le fettine in un piatto, mettiamo qualche cucchiaio di pan grattato, della paprika affumicata e un po' d'aglio in polvere. Mescoliamo un po' e ci passiamo le fettine dentro, semplicemente, senza pastarle nelle uova. Ecco qua, perciò dicevo finte cotolette. Vedete? Sono solamente impanate, quindi anche più leggere. Ecco qua, questi pezzetti, se li volete mangiare, vi è rimasto un po' di pan grattato. Eccoli qua, li mettete a parte. Adesso le dispongo nella friggitrice d'aria. Cerchiamo di non sovrapporle molto. Ispezione, li mettiamo qua e là. Un goccio d'olio, pizzico di sale che volendo si può mettere anche alla fine. Chiudiamo e mettiamo a cuocere per, vediamo un attimo, ecco qua, a 200 gradi per 12-13 minuti. Che è successo? 11, 12, e facciamo 13, va? Eccole qua, guardate, forse anche 1 o 2 minuti in meno di cottura. È maiale, ho preferito farlo cuocere un po' di più. Allora, le cotolette ve le metto qua perché scotta. Ora guardate qua, una bella ciabattina. Ecco qua. Abbondiamo con le zucchine, anche in modo così da bagnare il pane, così evitiamo di mettere, a parte che fanno bene, ma evitiamo di mettere maionese, eccetera, eccetera. Quindi bagniamo bene bene il pane. Ecco qua, poi facciamo pure così, guardate, così bagniamo pure la parte di sopra. Ecco qua. Ecco. Ora ci mettiamo una e due cotolette, finte cotolette, e
E chiudiamo. Guardate qua. Guardate qua, non mi resta che assaggiare con voi. Buona, buona questa ricetta, facile, economica. Fate queste finte cotolette e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. E mi raccomando, i prezzi, cerchiamo di lamentarci, non dico ribellarci, ma lamentarci un po' di più e far arrivare la voce lì dove deve arrivare. Ciao a tutti e buon appetito!